Gli strumenti per agevolare le imprese. È stato questo il tema trattato nel riuscitissimo incontro organizzato dal Comune di Piedimonte Matese in cooperazione con il Consorzio Imprese Matese, GAFI e Ordine dei Commercialisti di Caserta. L'organizzazione è stata curata dal consigliere comunale di Piedimonte Matese, Anna Rita Capone, Angelo Milo, consigliere delegato del CIM, che ha anche moderato l'incontro. Rosa Chirico per il GAFI e Giacomo Trivellone per l'Ordine dei Commercialisti di Caserta. I lavori si sono svolti presso l'aula consiliare del Comune di Piedimonte davanti a tantissimi imprenditori e commercialisti. Gli onori di casa li ha invece fatti il sindaco Vittorio Civitillo. Al tavolo dei lavori anche il presidente CIM Luigi Melillo, Pietro Raucci dell'Ordine dei Commercialisti, Alessandro Rinucci di Intesa San Paolo, Michele Izzo, direttore generale GAFI, Rosa Chirico, Giuseppe Stasio dell'area Finanza Agevolata GAFI. A margine dei lavori abbiamo sentito parte dei protagonisti, fra cui il sindaco di Piedimonte, Vittorio Civitillo, che ci ha spiegato come è nata questa iniziativa. Nasce perché è importante far conoscere questo grande strumento che è la zona ZES unica italiana che il governo ha introdotto. Io sono un po' critico rispetto alle ultime modifiche della norma, però diciamo è una grande opportunità, quindi oggi sarà l'occasione per spiegare come funziona e come funzionerà sperando che esca presto il decreto attuativo. I confidi sono strumenti, diciamo, di grande importanza a supporto delle imprese, lo sono sempre stati, sono da 60 anni naturale interlocutore per i bisogni e le esigenze, si sono evoluti perché sono passati da semplici garanti a intermediari del credito con consulenza e finanza agevolata e anche, diciamo, aspetti relativi alla sostenibilità delle imprese, quindi la famosa ESG, insomma, che oggi è fondamentale per poter accedere al credito. La parte, diciamo, che più in questo momento ci dà grande soddisfazione è che dopo diversi anni direi quasi indifferenza verso la garanzia privata a vantaggio della garanzia pubblica, quindi quella del fondo di garanzia, oggi invece ritorniamo ad avere un ruolo importante, direi privilegiato, nei confronti sia delle imprese che delle banche. Siamo la cerniera naturale delle imprese e siamo i naturali interlocutori anche delle banche perché riusciamo a offrire una garanzia più qualificata, una garanzia che offre un vantaggio importante in termini di minori assorbimenti di capitale e minori accantonamenti per le banche. E con la nostra garanzia qualificata all'80%, le imprese riescono a ottenere il credito, maggiore credito a minore costo. Il supporto di Intesa San Paolo è dato da alcuni elementi oggettivi. Intanto 10 miliardi disponibili per gli investimenti nelle ZES da parte della banca, stanziati dall'amministratore delegato Carlo Messina già dall'anno scorso. Abbiamo già fatto delle iniziative di attrazione degli investimenti esteri, abbiamo portato imprese, commissari ZES, vecchia maniera, diciamo così, a Francoforte a novembre dell'anno scorso e progettiamo di portare lo stesso gruppo diciamo, analogo gruppo di soggetti a New York nel corso di quest'anno. Quindi, dal punto di vista della promozione degli investimenti nelle ZES stiamo facendo queste attività. Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, i numeri lo dicono, nel mondo imprese della Campania, della Calabria e della Sicilia, che seguo io, direttamente, abbiamo erogato l'anno scorso 1 miliardo di euro. Considerate che la quasi totalità degli investimenti oggi avvengono in zone industriali e zone ASI, di cui la quasi totalità sono ZES, sono in area ZES. Adesso aspettiamo di vedere la partenza operativa della nuova piattaforma ZES unica. Peraltro, diciamo, abbiamo specificamente interloquito con i commissari ZES di Campania, Calabria e le due della Sicilia, stipulando degli accordi quadro per fornire i nostri servizi finanziari alle imprese che ne hanno bisogno. È una importanza fondamentale perché generalmente, soprattutto in territori come quello della provincia di Caserta, che è ricco di piccole e medie imprese, quindi di dimensioni abbastanza ridotte,
il consulente, soprattutto il commercialista, funge da responsabile amministrativo, da direttore amministrativo, ma soprattutto funge da consigliere personale dell'imprenditore, quindi da soggetto capace di tenere l'imprenditore aggiornato su quelle che sono le agevolazioni in materia di finanza agevolata o agevolazioni di natura fiscale, cioè tutte quelle che sono gli strumenti che contribuiscono alla crescita dell'impresa. Sotto questo punto di vista siamo vicinissimi agli imprenditori, diamo il nostro contributo che è un contributo sostanziale in termini di consulenza. Capita anche di fare consulenza al di fuori della materia delle agevolazioni, ma più in generale della consulenza, ma proprio di impresa, che va dal controllo di gestione, che va dalla tutela dell'imprenditore nei confronti di eventuali contenziosi. Insomma, è fondamentale la nostra assistenza nei confronti delle imprese. Oggi ci troviamo qui a Piedimonte Matese su un'iniziativa che ritengo di fondamentale importanza, innanzitutto perché il promotore dell'iniziativa è un comune, e questo è già una novità. Il comune si preoccupa di quello che può essere lo sviluppo del territorio, lo fa attraverso uno degli strumenti più nuovi che ci sono, non è ancora entrato in vigore, però è uno strumento ottimo per la crescita e lo sviluppo delle imprese, che sono le zone speciali uniche oggi che riguardano tutto il meridione. Quindi mi sembra giustissimo questa iniziativa, lodevole, devo essere sincero, perché mette al corrente degli imprenditori del posto di quella che è questo tipo di agevolazione, e lo fa soprattutto con Banca Intesa, quindi con un operatore importante in materia di finanziamento alle imprese. Quindi mi sembra veramente una eccezionale iniziativa. Da Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso per Casertasera.it.